Quindi se vuoi far innamorare qualcuno, devi prendere in considerazione anche, devi prendere in considerazione anche il segno zodiacale, perché la conoscenza del segno zodiacale ti permette di valutare molti parametri, molte cose che possono facilitare l'innamoramento, che possono facilitare il coinvolgimento. Questo è un punto molto importante. Diciamo che puoi vivertelo come un gioco fondamentalmente, non è necessario essere completamente, diciamo, prendere poi sul serio queste cose. Viverlo come un gioco è molto importante, fondamentale. Può essere anche un modo per valutare l'affinità di coppia, ad esempio, tra due persone. Questo è un altro punto molto importante. Che sia per gioco o per testare davvero, diciamo, la vostra intesa, le affinità tra i segni zodiacali e le modalità per sedurre tutti i segni zodiacali sono molto importanti e possono aiutarvi a capire qualcosa in più su voi stessi. Quindi, secondo lo zodiaco, ci sono alcuni segni che sembrano fatti apposta per amarsi, e altri segni che invece non sono fatti così, insomma. Nel frattempo vi invito tutti a iscrivervi a tutti i miei canali YouTube, mi raccomando, iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube e attivando la campanella così potrete ricevere la notifica dei video. Quindi andate a iscrivervi a tutti i miei canali YouTube, che sono 6. Allora, cerchiamo di capire un attimino alcuni parametri fondamentali. In questo video affermo che ovviamente non è una legge matematica, non è una scienza esatta, ma studiare l'astrologia, studiare lo zodiaco può essere un discorso che dà un aiuto, che ci permette in qualche modo di facilitare, diciamo, la conoscenza. Questo può essere un qualcosa che può essere veramente d'aiuto e nello stesso tempo è anche una qualcosa di divertente, no? Perché ci consente di creare dei nuovi schemi comportamentali, che questo è anche molto importante. Allora, quindi vediamo quali sono. Intanto i segni dello zodiaco ovviamente si distinguono in base ai quattro elementi, questo è un qualcosa di fondamentale. I segni di terra, l'elemento terra che influenzano il Capricorno, il Toro e la Vergine, sono segni che cercano solidità, tranquillità e un po' di sensualità. Quindi se dovete sedurre un Capricorno, un Toro o una Vergine, non potete farvi vedere come persone con la testa tra le nuvole, persone che non sanno quello che vogliono, perché Capricorno, Toro e Vergine vi fanno rimbalzare, vi sfanculano. Perché ci sono, ad esempio, molte donne che cercano di sedurre, che ne so, un uomo del Capricorno, un uomo della Vergine, facendosi vedere eccentriche, facendosi vedere svampite, ma le svampite non piacciono a questi segni, quindi assolutamente se volete sedurre un uomo o anche una donna, comunque, perché mutatis mutandis, poi vale quello del Capricorno, del Toro o della Vergine, dovete farvi vedere come persone di successo, perché gli uomini del Capricorno, del Toro e Vergine cercano donne di successo comunque. Allora, soprattutto il Capricorno e la Vergine, un po' meno il Toro. Il Toro potrebbe anche accontentarsi della casalinga, magari però benestante di famiglia, che possa, diciamo, creare un rapporto di coppia solido. Ma invece, Capricorno e Vergine sicuramente cercano una donna che abbia successo, che abbia, la possibilità di essere una donna anche di cultura, non una sciampista fondamentalmente, perché questi tre segni, Capricorno, Toro e Vergine, con le sciampiste possono anche andarci a letto, ma ci vanno a letto una volta, one night stand, e se ne vanno. Se
Siete andati a letto con un capricorno, con una vergine, questo è sparito il giorno dopo e non è perché non gli siete piaciuti a letto, è perché non vi ha considerata non vi ha considerata adeguata. È per questo che i segni di terra, capricorno, toro, vergine, non vanno d'accordo con i segni d'aria, che sono l'ariete, leone e sagittario. Quindi se siete ariete, leone o sagittario, lasciate perdere i segni di terra. Non so, Capricorno e Leone non funzionano, Ariete, Capricorno e Vergine non funzionano, il Sagittario c'è qualche caratteristica un po' diversa, questo comunque è un qualcosa da prendere in considerazione. Quindi, tenendo presente queste situazioni, se voi dovete sedurre un segno di terra, vi piace un segno di terra, dovete farvi vedere come persone che sanno quello che vogliono, dovete farvi vedere come persone in grado di gestire la loro vita, come donne di successo. Questo è un qualcosa di molto importante da prendere in considerazione. E poi ci sono ad esempio i segni d'acqua, no? I segni d'acqua che sono Pesci, Cancro e Scorpione. Pesci, Cancro e Scorpione interpretano la profondità dell'elemento acqua, cioè l'emotività, e questo li porta a essere, ad avere una certa sensibilità, una comprensione nel partner, ma anche sicurezza e razionalità. Per cui un segno d'acqua è un segno che ha bisogno di emozione, quindi... E ha bisogno anche però di solidità e di sicurezza. Quindi ad esempio i segni d'acqua, ad esempio i pesci col capricorno e con la vergine vanno molto d'accordo, perché sono segni che hanno emotività, danno emotività, ma sono anche segni da un certo punto di vista che danno stabilità. Quindi segni d'acqua e segni d'aria e segni di terra possono... vanno bene, diciamo. Infatti si dice che la terra assorbe l'acqua, quindi segni di acqua e segni di terra funzionano. Quindi se siete diciamo Pesci, Cancro e Scorpione, cercatevi persone del Capricorno, del Toro, della Vergine, avrete un buon mix. Questo è un buon mix, perché sono complementari di fatto perché hanno entrambi bisogno di solidità. Poi abbiamo i segni di terra che sono iperrazionali, iperlogici, e i segni d'acqua che sono segni che danno anche buona emotività. E poi abbiamo i segni di aria, no? Che sono Ariete, Leone e Sagittario, che sono caratterizzati da una duplice natura, no? Perché sono molto energici, però sono un po' con la testa tra le nuvole, sono un po', come possiamo dire, sono un po' con la testa tra le nuvole. Quindi hanno grandi difficoltà, no? Questi segni a fare qualcosa. Questo va tenuto presente, cioè hanno veramente grandi difficoltà. E quindi i segni d'aria i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario sono caratterizzati da una natura che li porta a essere sempre accesi, a un temperamento energico, sono segni che hanno voglia sempre di colpire e non vanno bene con i segni di terra, non vanno assolutamente bene con i segni di terra. Stesso discorso vale per i segni d'aria, Acquario, Gemelli e Bilancia, che vivono le relazioni con spensieratezza. Ecco perché, diciamo, da questo punto di vista, la migliore affinità, ad esempio, dei segni d'aria e dei segni di fuoco. Quindi Ariete, Acquario, Leone, Gemelli, Sagittario, Acquario, Leone, Bilancia. I segni d'aria
diciamo, possono anche avere delle relazioni con i segni di terra, non tutti, ma qualcuno, anche se molto diverso, può funzionare, come ad esempio la bilancia e il capricorno. La bilancia e il capricorno potrebbe essere un segno che funziona.